Sano e salvo, vedo. Eh sì, grazie al capitano. Splendida nave, capitano Cormac. Grazie, colonnello. Signor Gist, avete scoperto altro sui cospiratori e sulle loro armi? Solo che la loro base operativa è un forte francese che si trova lungo il fiume. Un po' troppo vicini a noi, o sbaglio? Se costruiscono un forte nel nostro territorio, i francesi preparano un attacco. New York è in pericolo. Volete unirvi a noi, signor Cormac? Sì. Sono già morti fin troppi innocenti. Posso suggerirvi di potenziare il vascello? La Morrigan non è male, ma con delle provvigioni la renderemmo inarrestabile. E ho sentito che nelle vicinanze c'è un avamposto francese. Mi piace l'idea. Perché i francesi sono venuti fin qui? Vogliono solo occupare il territorio? È più un'incursione economica che geografica. Alcuni criminali vengono finanziati dai nemici delle colonie e vogliono indebolire le autorità locali. Ho sentito che rubano dai civili e vendono i beni di prima necessità 10 volte tanto. Sono sempre le persone più deboli a rimetterci. Colonnello, voi visti sembrate ispirati. Per caso qualcosa nell'acqua? O nel whisky? Perché mai dite così? Certo, io penso che Shay abbia qualche dubbio sulle intenzioni del nostro amico. Capisco, ma non dovrebbe. Voglio soltanto che queste colonie diventino un posto sicuro e progredito. Strano. Credevo che i ricchi volessero solo trarne profitto. Non si tratta di ricchezza, signor Cormac. I soldi sono solo un mezzo per raggiungere uno scopo. Dipende. È il carico di un bello scopo, se si gioca a carte. Brava questa puzza di pesce, oh. Dovremmo essere vicini. Mano alle drizze! Via dal vento! Ancora via! Va rejoindre le tremblé. Réveille-le s'il dort encore. Lefèvre, Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Je vole sa patrouille. Ça marche. Va rejoindre Tremblay. Réveille-le s'il dort encore. Arrête de gueuler, Henri. Hé, hey, là-bas, halte. On se dépêche, les gars. C'est l'alerte. Va rejoindre Tremblay. Réveille-le s'il dort encore. Arrête de gueuler, Landry. Hai appena aperto nuove possibilità. Merde, l'allarme. Alerte. Oh,
m'a l'air franchement suspect. Rends-toi! Donc je me suis enrôlé pour une autre année. Vraiment? Attends. C'était... Bene, Shay. Usiamo i materiali per aumentare la potenza di fuoco della Morrigan. Ci serviranno cannoni più potenti per attaccare il forte. Vai nella cabina e organizza il lavoro. Splendido! Il forte e le sue guardie tremeranno di fronte alla Morrigan. Capitano, liberati! La vostra nave è potente, signor Cormac. Quel forte non resisterà per molto. Io spero che durino un po', o la giornata sarà molto noiosa. Mai bramare lo scontro, visto tanto le battaglie non ci mancheranno, certo. E comunque, se troviamo il comandante, i francesi si arrenderanno, no? Esatto, una strategia molto astuta. Ma prima di tutto dovremo abbattere le loro difese, altrimenti resteranno barricati e noi non potremo avanzare. Ecco il bersaglio, Shay. Tirala giù come se fosse un birillo. Inizia attaccando le torri. Come dice il colonnello? Pronti? È una can... Pronti, capitano! Stavolta ci hanno preso! Fuoco! Fuoco! Pronti? Meno vele! Via delle raffiche! Aprite le vele! Forza! Va bene, spiegate! Fuoco! Ecco! Fuoco! Lasciando francese in vita! Fuoco! Saremo un bersaglio per fuoco! Ecco il nemico, spara! Fuoco! Fuoco! Esposto la fuga! Ci hanno colpito! Rapporto! Fuoco! Porca puttana, va dritto a fondo! Fuoco! 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 Al vostro segnale, capitano! Stiamo subendo danni! Fuoco! Capitano, vi invitiamo a colpirci col mortale! Chiudete gambe e controvelarci! Voglio ogni metro di vela! Piegate fuoco! Velaci e controvelaci! Ecco il loro punto! Fuoco! I trevi! Gabbie, velacci e controvelacci! Va bene, spiegate! Riducete le vele! Forza! Non mi piace quel vento, signore!
Comportati da ufficiale! Bene! Ora trova il comandante del forte! Chasseur. Shay, quanto tempo. Eri forse in missione speciale? Sì, per Achille. Molto interessante. Anch'io. Non costringermi a farlo, lo chasseur. Fare che? Assassinarmi? Credevo fosse la tua specialità. Potremmo andarcene e basta. Certo, ma poi direi ai tuoi fratelli che non sei morto. Mi dovrai uccidere, Shay. Don't get your hopes up. I'll keep up with you. Sei sempre stato molto bravo, Shay. Anche tu. Dimmi, cosa facevi a terra? Armi speciali. Gas velenosi da usare sulle autorità coloniali. Ero qui per una consegna. Spero che tu possa trovare un po' di pace.